E salutiamo anche il papà di Galai, che lo chiamavo Quinto. Allora andiamo invece con una grande partitona che era Pallacanestro Pasquale contro molto bene Roby, alla più grande partita, esatto, della Pallacanestro Gorizia. E qua forse puoi vedere il tuo perso! Ma non devi dire così! Non devi dire però così! Però io sto dicendo che 14 anni fa, quanti anni aveva? I campioni d'Italia e d'Europa! È vero! Sono arrivati i nostri amici, dov'è? Non lo vedi, è piccolino. Kinder. È vero, ascolta un momento. Bene, allora andiamo a sentire. E vai Pasquale, comunque devo dire una cosa, ci vuole un speaker come che si deve, perché la voce non è di quelle che tira sull'animo, eh? Sicuro? Ascolta? Minuto di raccoglimento questo Roby? No, adesso un momento, tra un momento, eccolo qua. Vai Pasquale! Allora c'è stato questo minuto di raccoglimento per ricordare il giocatore della Pompea Roma, Ancilotto, che quest'anno avrebbe dovuto compiere 25 anni, Roby. Compiere? Compiere o compiere si può dire compiere. Ah sì? Bene. L'ho visto prima sul tranichiere. Vai! Compiere. Sto scherzando Roby. Comunque abbiamo visto questa meravigliosa partita, questa prova d'orgoglio della Pallacanestro Gorizia. È vero. Chi se l'aspettava? Nessuno. Noi quando siamo andati al tetto, Roby, cosa abbiamo detto? Quanti ne prende oggi? No, ti posso dire una cosa, non ho neanche pensato io a quello, ti dirò. Sicuro? Sicuro. Io devo dirti la verità, pensavo che ne prendeva 40. No, io no. Addirittura senza Steve Payne, che è andato a giocare in Turchia. No, è vero, comunque ti dico una cosa, io sono una persona così, ti dico, non ho pensato a niente, basta. Molto bene. Perché a parte tutto, combattevo contro una persona che non ti voleva dare il posto, che è l'ultima arrivata. Roby, ecco, l'ha detto stampa, non capisco, il signor De Luca ci ha detto che il posto ce l'avevi e lui somigliava che soltanto lui scrive. Comunque noi parleremo col signor De Luca e vedremo. Roby, cosa vuoi? Abbiamo visto ormai l'anda che c'è, che gira in palazzetto, no? Gli ultimi arrivati praticamente pensano di essere i padroni. È vero, comunque hai visto, hanno cambiato parecchie persone, come abbiamo detto, e difatti la pallacanestro sale. E io spero che anche queste persone qua, che non capiscono una madonna, speriamo che vengano messe al loro posto. Perché è giusto che noi che abbiamo lavorato, abbiamo parlato col signor De Luca, ci ha detto, vicepresidente della Pallacanestro Gorizia, che il posto ce l'abbiamo, perciò infatti abbiamo visto. Allora, puoi parlare, no Pasquale? Certo, in questo momento stiamo vedendo la prova d'orgoglio dei goriziani della Pallacanestro Gorizia. Hanno vinto con i campioni d'Italia, campioni d'Europa contro la Kinder. Voi lo dico sì, sì, perché voi, adesso non fai casino, è un po' sì, gioca ovviamente in nazionale insieme ovviamente a tutti i suoi compagni di squadra. Mi ha scritto anche uno Brontolon. È vero. Sì, ho detto anch'io la volta precedente che sei un Brontolon, è vero. L'ha presa da te, no? Certo. Così me l'ha mandata scritta sul nostro internet. Ecco. Ah, sì, è vero. Una bella pubblicità, peccato che non ha voluto rilasciarsi un'intervista, eccolo qui. Non importa, guarda che passaggio Pasquale, comunque è stata una partita veramente bella. Bella. Combattuta fino alla fine e ovviamente uno spettacolo che Gorizia voleva rivedere da tempo, esattamente da 14 anni, no? Cosa dici? È vero, comunque mancava dall'anno scorso una vittoria così e tante persone così, però io penso che le persone vengono se non c'è delle persone che veramente non ci devono stare lì, naturalmente, perché io ho visto. Perché avete visto anche ragazzi che una vittoria sulla Kinder vuol dire che hanno tirato fuori veramente gli attributi. Il signor Davidovic intanto spara la sua bombetta. Vuol dire che hanno tirato fuori veramente gli attributi questi ragazzi, anche perché privi di persone lunghe, di pivot. Ma bisogna anche guarda che passaggio. Guardate il passaggio a Timiskas, intercettato ottimamente. Poi Roby, ma poi dire una cosa. Sì, dai, dimmi un po'. Poi lasciami dire ancora una cosa, dai, perché Roby, io devo dire una cosa. Se mandano via le persone che portano sfiga,
Si va, è inutile dire le cose. Si comincia a vincere. Perché le persone terra sono quelle giuste. Esatto. Avete visto allora, ragazzi, Team Inscas, una prova veramente eccezionale. È vero. Il signor Team Inscas, quando ha sentito che doveva essere tagliato anche lui, di tutto. Ma è vero, ma non è il fatto questo, ci vuole anche un po'... essere un po' uniti, un po', ci vuole un po' di umiltà, ci vuole, ma no, lui è umile, solo che ci vuole un po' di calore delle persone, tutto. Esatto. Capito? Non si può venire soltanto la partita quando c'è la Kinder al limite, quello quando che non c'è, non venire. Comunque, esatto. Però hanno anche ragione, perché io ho sentito parecchie persone che dicono che i personaggi che c'erano, sì, gli dà un fastidio, capito? Perciò non una schiacciata di Nesterovic, hai capito? Ho capito, Robin, praticamente le persone, vogliono delle persone umili, non come che ci sono adesso. Noi chiediamo un posto e non ce l'abbiamo, e non c'è, ecco, vedi, protesta con l'arbitro, per finto Nut protesta, come protesto io. Esatto. Cosa avete capito, ragazzi? E ha messo in campo anche piede, ha messo in piede anche in campo il nostro amico Matteo Nobile. Ovviamente dobbiamo, Robby, bisogna lodare Nobile. Bene, allora comunque è rimasto letto tutta la settimana con l'australiano. Ho voluto far vedere questi filmati vecchi per ricordare alla gente che Gorizia Magazine è diventata un'associazione, no? Sì, e che comunque ci siamo da tanti anni, no? Difatti noi siamo da ormai da 16 anni. Un lavoro continuativo e naturalmente cosa vogliamo dire? E vogliamo dire che appunto noi siamo diventati un'associazione, sì, e quindi ovviamente tutti coloro che vogliono sostenere tramite delle offerte, anche piccole offerte, possono farlo diventando sostenitori, soci, e inoltre da offerte da 10 euro in su viene dato in omaggio anche il DVD. Ok, sentiamo. Prima di tutto che la pallacanestro vinca, che rimanga la pallacanestro Gorizia, rimanga in Serie A1. Ecco, ma pallacanestro a parte, diciamo, dalla vita serenità e salute, diciamo. Okay. Allora Tamara, senti una cosa, cosa ti aspetti da questo 1999? Un po' più di fortuna. Un po' più di fortuna? Sì. Senti, dal punto di vista invece affettivo, amoroso, come vanno le cose? Anche lì vorrei un po' più di fortuna. Robby, un po' più di fortuna. Massimiliano. Allora Massimiliano, cosa ti aspetti da questo 1999? Da Gorizia, da come squadra? No, pallacanestro a parte. Ma spero che vada un po' meglio il lavoro, basta. Prego. Un po' più di lavoro. Quindi dal punto di vista affettivo, invece amoroso, come siamo? A posto, perfetto. A postissimo. Senti Luigi, cosa ti aspetti da questo 1999? È un gran campionato per la dinamica. Senti, pallacanestro a parte, dalla vita? Che vada tutto bene, scuola, ragazze. Ecco, dal punto di vista ragazze, come siamo? No, bene, ho già ragazza. Ok, quella che è scappata adesso? Benissimo, come si chiama? Chiara. Senti, allora, i vostri nomi, dai. Paolo. Paolo. Sergio. Allora, cosa vi aspettate da questo 1999? Oggi vinciamo da più 5. Ok, queste sono le scommesse però. Le scommesse di oggi. Benissimo. Pallacanestro a parte invece, dalla vita? Dalla vita io spero... Lui si sposa quest'anno. Che di sposarmi entro l'anno 1999, spero. Speri? La fortuna mi aiuta un pochino. Ho capito. Tanti auguri. E invece? Più soldi. Più soldi. Proprio a livello materiale benissimo. No, non nego. Benissimo, senti ragazzi. Lui è come me. Mara Fattuta. E salutiamo Mara Fattuta! Fagli auguri anche! Adesso anche lì fa auguri, ragazzi! A chi? A tutto il 1999 a tutte le persone del mondo! Andiamo gli amici qua, gli auguri, gli auguri, gli auguri, panino! Auguri di buon anno! Auguri con la vittura salesinesca! Ah, grazie, è molto gentile! Vedi? Facciamo gli auguri, proprio la vittura salesinesca! E Roberto è riuscito a prendere anche gli auguri. Attenzione! Tutte le amiche bariste! Saluta la mamma! Ciao! Abbiamo visto! Ha detto la mamma che guarda, salutiamo la mamma! Salutiamo la mamma di Stefania! Ovviamente anche gli amici. E adesso ascolterai l'inno. Robby, andiamo qui vicino. Gli auguri del 99, dai. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri di Natale. Gorizia Live, grazie.
Salutiamo anche chi non c'è più. Sì. Ecco. Grazie. Saluto anche chi non c'è più, che lo vogliamo ricordare. Poi salutiamo anche il grande massaggiatore più bello d'Italia, Traini, che anche lui non c'è più, lo sentiremo dopo. Ci ha detto che abbiamo portato fortuna, perciò quello là. Comunque sono passati 13-14 anni, no? 14. Si somigliava che scrive soltanto lui, eh? Quindi tanti non ci sono più, ma noi li salutiamo e li ricordiamo. Scrive solo lui. Lui. Intanto Stazic comincia a bombardare. Allora, voglio ricordare ancora velocemente che Gorizia Magazine adesso è diventata una situazione. Ci vuole un speaker come parla forte, c'è un morale. Ma può aiutare la vita di questa associazione, diciamo, allora, che darà informazione come comunque abbiamo sempre fatto. Sì, infatti lascio a metà, che così si sente. Telegiornale goriziano e moltissime altre cose che poi si vedranno. E quindi si può sostenere e si può diventare soci, ma basta anche un piccolo sostegno di pochi euro, insomma, e poi fino anche arrivare, diciamo, dai 10 euro in su, che si può anche ricevere in questo modo in omaggio un DVD bene, con vari filmati di Gorizia all'interno, recenti comunque, no? Esatto, vari servizi che sono stati fatti nel 2012 con il Pignaroli di Montesano. Bene, allora andiamo avanti con questa grande partita. Vi devo ricordare che Gorizia Magazine è sempre stata vicina con voi, è una TV, speriamo che non la fate morire, praticamente l'unica informazione che c'è, a parte i bastoni fra le ruote che ti mettono, che ti mette questi personaggi, però noi cerchiamo di vivere, vediamo un po'. Possiamo anche ascoltare, portare. Infatti Robby ha visto una cosa, il pubblico praticamente ha fatto il sesto uomo per vincere questa meravigliosa partita che praticamente, guarda che passaggio, guardate Mian e Sconocchini, uno stoppone stellare, sì, sì, dobbiamo dire veramente uno stoppone stellare, perché è un gesto atletico che va apprezzato, no, ma è vero, comunque se le persone giocano bene bisogna apprezzare sia a destra che a sinistra, certo, certo, guarda, niente da dire. Comunque stavo dicendo, per vincere questa partita ci è voluto veramente l'apporto, e poi ve lo dirà anche una che di basket se ne intende. Ricordatevi che è del segno del cancro, quindi perciò dopo vedrete la potenza quest'anno, della quest'anno il cancro è pieno, ricordatevi, perciò sarà una cosa molto importante. E noi abbiamo Mirapolio, e perciò la nuova general manager è una donna cancro che sa cosa vuole. Sicuro. Questo è sicuro, vedrete dopo la determinazione con la quale ha risposto alla nostra domanda nell'intervista. È vero. Intanto, come vi stavo dicendo, il sesto uomo l'ha fatto soprattutto il pubblico, però una nota noi dobbiamo dire. Dillo un po'. Il palazzetto non deve essere pieno solo quando viene la Kinder o viene la Team System o viene Varese. È vero. Deve essere pieno sempre. Perché... Ma non posso dire ancora una cosa, Pasquale? Dimmi. Avevano anche ragione, perché se ci sono delle teste di pomodoro... Pasquale, è inutile che la gente venga. Allora, adesso invece ci sono delle persone, penso, giuste, manca ancora una però. Esatto. E la gente viene perché piace, capito? È invogliata a arrivare al Falabigot e ovviamente entrare in questo meraviglioso mondo della pallacanestro per vedere anche dei campioni non indifferenti. Eh beh, mica uno. Anche il signor Ettore Messina in questo momento sta spiegando ai suoi bambini. Guarda i bambini, eccoli qua i bambini. Pronti sono... con le macchine fotografiche erano. Robby, il futuro del basket sono loro comunque. È vero, è certo. Sono loro. È certo. Comunque vediamo uno scorcio di pubblico, Danilovic con palla in mano. Guardate un po', guardate l'assist che ha confezionato a Frosini, che ovviamente non sbaglia. Ed ecco qua l'ultimo momento della pallacanestro Gorizia. Guarda, ascolta, Guardate signore. Adesso Roberto fa il canestro a sinistra, attenzione. Cambio per terra. E c'è lo schema anche per me, sai Pasquale? Vedi, è entrata a sinistra. Ti ha posizionato praticamente con la telecamera dove dovevi riprendere. No, Roberto è andato, Pasquale, scusa, parla chiaro. Ti ha posizionato a te? No, Ah, ho capito, l'abbiamo sbottato. No, ti hanno posizionato da dove dovevi riprendere. Ah, ecco. E lo stoppone di Tonut? E questo è giusto. Dove lo mettiamo? Vedi, c'ho anche i miei schemi. Occhio, occhio. Avete capito ragazzi? Prima il signor Zotti ha chiamato il minuto perché ha detto Mian deve andare qua. Polvo detto, deve stare in centro aria.
e Roberto deve mettersi con la telecamera in posizione strategica. E difatti mi hai sono capito messo. Quello che volevo dirti prima? Ecco. Io pensavo che mi hanno sburtato, capito? Invece c'ho anch'io le mie posizioni. Esatto. E strategiche. Questa volta l'hai trovata veramente giusta, eh? Eh sì, penso anch'io. Difatti è fatta proprio giusta per guardate riprendere la, la gente. È giusta per riprendere. Ma sei riuscito a vederlo almeno? È il pubblico. È il pubblico. A vedere chi? Il tuo fidanzato, no? Ma che ha detto che c'era? Guarda la gente, era il 10. La gente che vola, no? No, no, ma era il 10. Sì, il 10. Pensavo che ci salutava in quell'epoca. Ma si vediamo veramente, sai perché? Si volevano bene, no? Sì. Poi alla fine sono del mazzo, vero? Può essere. Non si sa. Non si sa. Intanto vediamo ancora alcune immagini. Questa comunque, meravigliosa vittoria con la Kinder. Comunque ho voluto lasciare delle immagini un po' lunghe questa volta perché anche i ragazzi se lo meritano. Sì, valeva la pena perché è anche una partita molto bella. Vincere con la prima in classifica. Robby, posso dirti una cosa? Non è di tutti i giorni, eh? Esatto, ma posso dirti una cosa? Dimmi. Il calore del palazzetto. Vale. Questa gente. Vale. E alla fine anche la vittoria. Senti, per qualche secondo non ti ha fatto rivivere la promozione dell'anno scorso? È vero, sì, veramente mi ha fatto rivivere quei momenti. Sì. Ti ricordi l'altro anno come è scoppiato il palazzetto, l'invasione di campo e ovviamente anche l'invasione del posto degli spogliatoi? È vero, sì. Ti ricordi? Sì, sì, veramente è stata una... Mi sembrava proprio di rivivere gli stessi momenti della promozione della dinamica in A1. È vero, comunque ho visto che ha mandato via delle persone giuste e adesso veramente penso che la pallacanestro comincia a viaggiare, comincia a girare. Vediamo ancora le immagini finali, la palla persa da Nesterovic. Io spero anche un'altra cosa, spero che noi saremo a Verona domenica. Sponsorizzabile, stiamo a canestro Gorizia. Sì, aspettiamo loro, vediamo, speriamo che ci dicano di sì. Comunque spero che saremo anche noi a Verona. Certo, anche perché vogliamo ricominciare un attimino a viaggiare e a seguire i nostri beniamini anche nelle loro trasferte, soprattutto a Verona, insomma, che è una città abbastanza vicina a noi. È vero. Poi c'è più bene. Eh sì. Continuiamo a vedere le immagini finali di questa stupenda partita. Questi sono gli ultimi momenti, Gli ultimi momenti, Stadic scarica un pallone a Tonotti che se ne va in lunetta con due tiri liberi. Anche perché il pallone di Nesterovic c'era tutto, vero Roby? Qua intanto sì. Continuano anche a questi minuti di sospensione. Sono stati veramente... Se ti piace la pallacanestro? Certo, perché c'è un specialista della pallacanestro, Pasquale, e logicamente però, sai tutte le cose. Però è sempre bello rivedere la vittoria che c'è stata e noi la rivediamo adesso, 2013, quindi ci troviamo un po' più morale. I due tiri liberi per Alberto Tonotto, questi sono bei momenti da ricordare, no? Come anche calcio, insomma, quando abbiamo vinto il mondiale, queste cose qui. E il secondo anche. Sono cose da rivedere, no? Perché c'è stata una bella partita combattuta, due squadre forti. Poi è bello che la pallacanestro Gorizia ha vinto il numero 5 con la campionessa d'Italia, d'Europa e d'Italia, in quell'epoca, perciò ma non penso che era tanto facile, lo so che non era facile perché all'indietro è la sua specialità quella, Ah, è sua? È la sua specialità, sì. Intanto Timisca si infilerà la palla invece per adesso mettere in cassaforte questa vittoria. Occhio, guardate cosa si inventa. 25 Bene. Punti signori, caro Timinskas, 25 punti, ascoltiamo. Veramente una macchina. Adesso vediamoci subito. Scolochini che sbaglia praticamente il canestro finale. Stasis non riesce ad afferrare la palla per poterla gestire. Intanto il signor Danilo si incarica anche del canestro del pareggio, Roby, perché in questo momento eravamo sul 64 a 62 per noi. Lo vedi in fondo? Sì, sì. Anche sul tabellone. L'ho visto, sì. Altro canestrello. Pareggio, Roby. 5, 4, 3. Attenzione. Ascolta 2, il pubblico adesso, 1. Ha perso una vittoria sì, Pasquale ha perso, come dire, lui sì, bella, bella. Senta,
si aspettava di vincere con la Kinder Bologna. Io mi aspetto di vincere sempre. Esattamente. Senta, faccia anche un augurio per il 1999 a tutti i nostri telespettatori. Che la pallacanestro Gorizia è viva e vegeta. Ok, grazie. Stasic. Andiamo su Stasic, Pasquale. Ok, direttore. Dobbiamo fare il VIP perché ha detto una parolaccia. Però può scappare. Ma di quelle buone era. So. Allora una bomba risolutiva e la Kinder è via. Sì, arrivederci Kinder, ci vediamo. Ciao Stefan. Visto? Andiamo fuori. Fai attenzione il vicepresidente De Luca. Vediamo se riusciamo a prenderlo Roby. E ascolta. Allora. Allora abbiamo portato fortuna o no? Sì, avete portato molta fortuna, grazie. Allora, un augurio più bello di questo per un buon 1999 non poteva essere. Me la sentivo questa perché avevo cercato di cambiare qualcosa in ultimo tempo. Abbiamo dato il massimo oggi veramente, siamo molto contenti. Ok, grazie Marino. Ciao, grazie. Ciao. E Luca sa cosa vuole Pasquale. Lo sono. Allora presidente, soddisfatto? Sì, sono contento perché abbiamo battuto la Kinder, ma soprattutto perché questa squadra merita di rimanere in A1 con Gorizia, con tutta la città. Senta, i massaggi oggi hanno portato i massaggi oggi hanno portato bene. Benissimo, oggi sì, oggi. Senti, sì. E gli auguri anche a tutte le nostre telespettatrici per un buon 99. Come sempre. Bene, Braini! Michelino Braini che non c'è più e noi lo vogliamo ricordare. Attenzione, grande vittoria. Matteo. C'è Matteo. Stasera avremo intenzione di festeggiare. Senti, ma dove andiamo? Sentiamo. Io non lo dico, però mi sembra che ultimamente si sia fatta tanta pubblicità a un locale. Esatto, oltre confine. Galai è andato. Galai. E speriamo che continui così. Io posso però. Vogliamo che questi tifosi siano il nostro sesto giocatore in campo, però voi signori della televisione e di tutti i giornali, settimo, perché Gorizia non ha altri grossi sport. E cerchiamo che anche, e anzi io sono convinta, non so a discapito di quale squadra, che noi ancora l'anno prossimo ci troviamo qui però con la Kinder. Esatto. Se l'ha detta lei, noi, diciamo, da parte nostra l'impegno c'è sempre stato, anche perché noi come televisione siamo la prima televisione qui a livello regionale che è rimasta sempre vicino e fedele alla squadra, fino all'ultimo, ripresa in tutte le feste, anche l'altro anno che hanno fatto questa promozione in A1. Ecco, io vi ringrazio già a nome mio e a nome di tutta la società, e veniteci dietro, io sono felice e contenta perché il mio esordio è stato anche positivo. Io sono molto scaramantica, quindi il fatto di aver vinto stasera ci ha portato fortuna. Ero seduta con Martini di Rete 7 di Bologna a fare il commento sulla partita sulla sedia a 13. Ho capito, quindi è che è l'anno del cancro. Io sono molto legato a Gorizia perché qui ci ho vissuto 11 anni. Faccio tanti auguri di buon anno a Gorizia, a tutta Gorizia, a tutta la gente di Gorizia e provincia, e soprattutto buon anno sportivo e non a questa squadra. E insieme con il nostro patron, signor coach, signor Tonino, che di Zorzi è inutile dire qualsiasi cosa perché tutti sanno tutto di Zorzi. Ok, e noi siamo lieti anche come Gorizia di riaverla con noi, va bene? Grazie, grazie. Okay. Arrivederci e ci vediamo. Basta sentire anche della voce la potenza. Tomasini è sempre con noi. Buon anno a tutti e buon anno anche alla pallacanestro Gorizia, che l'ha cominciato nel migliore dei modi. Sono partite che sfuggono a Donino oggi. Comunque Gorizia ha giocato, ripeto, una grandissima partita, non ha sbagliato praticamente nulla se non quei due tiri liberi alla fine di Mian, qualche bomba forse anche dello stesso Mian e di Timisa, che peraltro è stato forse uno dei migliori. Di nuovo auguroni a tutti, anche a noi, no? senz'altro i primi. Okay, grazie Tomadini. E la pace, la fratellanza è il simbolo del 99. E ascolta Pasquale e Roberto. Roberto. E adesso